Parliamo di orologio nel piatto, ovvero tutte quelle regole della tavola che vi insegnano come tenere le posate nella maniera giusta quando si mangia. Vediamo. Se state cenando e volete fare una piccola pausa, ad esempio per bere un po' d'acqua o per mangiare un pezzettino di pane, ecco le posizioni giuste che devono avere coltello e forchetta. Innanzitutto, i manici non devono mai toccare la tavola, ma essere sempre sopra il piatto. Ecco che il coltello sarà appoggiato con il manico ad ore 4 e la punta sempre rivolta verso l'interno. La forchetta invece la appoggeremo con il manico ad ore 8 e con i rebbi, ovvero le punte, all'ingiù. Non devono mai incrociarsi coltello e forchetta perché potrebbero schizzarvi e sporcarvi. Quando invece avete concluso il vostro pasto, la posizione corretta è questa. A ore 6:30. Entrambe le posate andranno appoggiate con i manici sempre sopra il piatto, non sulla tovaglia, il coltello con la lama rivolta verso l'interno del piatto e la forchetta con i rebbi verso l'alto. La ragione per la quale le posate vengono messe in questo modo è perché se voi aveste una sola posata, ad esempio una forchetta, e fosse posizionata, come spesso avviene, ad ore 4:05, chi vi aiuta a tavola o il cameriere potrebbe non capire se voi avete soltanto sospeso il vostro pasto o se invece avete terminato. In questo modo sarà assolutamente chiara la vostra intenzione.